Ascolta Radiosa Music. E noi siamo pronti per altri 60 minuti di grande musica, notizie, allegria, spensieratezza per quello che possiamo fare. Subito abbiamo una nuova rubrica con Nando Cannone, Tra le righe, e poi Tomas Cheval, il grande artista della musica, ospite a Gin Tonic. Quindi non cambiate canale, non girate la manopola della sintonia. Arriviamo subito. Radiosa Music, in radio, in TV e sulla nuova app. Beh, dite la verità, è sempre festa quando i Coldplay decidono di scendere in piazza, nella nostra metaforica piazza. Poi, tra l'altro, Gin Tonic è un po' una piazza dove tutti quanti si incontrano, raccontano, propongono, è il caso dei nostri amici della prima parte, che sia in cucina che guardando le stelle propongono, anche la nostra nutrizionista Mariangela Aquila, quelli che sono i consigli da dare ai nostri amici. A proposito di cose da raccontare e di cose da proporre, da questa settimana parte una nuova rubrica. Il titolo di questa rubrica è Tra le righe. Perché l'abbiamo voluta chiamare così? Perché parliamo di libri, perché è importante leggere, dà la possibilità al nostro lessico di tenersi allenati, e chissà che il nostro Nando Cannone non mi faccia venire la voglia di leggere. Buonasera Nando! Buonasera, ciao Gino! E benvenuto a Gin Tonic! Grazie dell'ospitalità. Io spero quindi di farti venire la voglia di leggere, di far venire la voglia di leggere a tutti. Ecco, allora, tu fai parte di un gruppo di lavoro, di un'associazione che si occupa proprio di sensibilizzare alla lettura del libro. Sì, io sono il presidente di Cultura del Borgo, che è un'associazione culturale che organizza da ormai 11 anni una manifestazione letteraria Locorotondo in Valle d'Itria che si chiama Libri nei vicoli del Borgo, e diciamo un po' la nostra mission è quella di unire libri, storie e luoghi, quindi grande letteratura con luoghi molto belli. Ecco, tu sai quanto io ami Locorotondo. Lo so. È un po' la mia seconda casa, ma anche la prima, insomma è una bomboniera nel magico scrigno della Valle d'Itria. È la tua casa del cuore. La mia casa del cuore, dove io vengo a rilassarmi più di una volta. Ogni settimana voi ci presenterete un libro, ci consiglierete un libro da leggere, ma a questo punto bisogna fare anche molta attenzione a quello che si legge. Assolutamente sì, noi ogni settimana consiglieremo un libro che ci è piaciuto, e soprattutto consiglieremo anche dei libri che poi i cui autori verranno nelle nostre piazze, quindi poi avrete anche la possibilità, diciamo, di vederli dal vivo, e li porteremo anche qui, li intervisteremo. Quindi un bel libro che vi possa, diciamo, far sognare, che possa un po' raccontare una bella storia. Allora tuffiamoci nella prima storia che ci consigli. Partiamo, è un libro che, ecco, volevo partire con questo libro proprio perché è un libro che racchiude tanti libri. L'autrice è Daria Bignardi, quindi conduttrice televisiva e grande narratrice di storie, e il libro si chiama appunto Libri che mi hanno rovinato la vita ed altri amori malinconici. Mi piaceva quindi partire da questo libro che è un po' una metafora, un viaggio fra i libri. Infatti Daria in questo percorso, in questo racconto di libri, racconta tutti quelli che sono stati libri importanti della sua vita. Ci sono in questo libro tantissime citazioni. Parla di quelli che chiama i libri maledetti, libri che non riusciva a lasciare. Ed è bellissima questa metafora fra il libro e il viaggio. Ogni libro in fondo ricorda un pezzo della nostra vita, un pezzo di un luogo dove siamo stati, una persona che abbiamo incontrato, una persona che abbiamo perso. E quindi c'è questo doppio binario fra i libri consigliati, i libri della sua vita, che poi sono i libri della nostra vita,
e la sua vita stessa. Quindi un po' ricordiamo tutti un pezzo della nostra vita attraverso un libro, attraverso una citazione, anche attraverso una canzone. Ecco, io lo dico sempre, è importante, anche se lo faccio pochissimo, immergersi nelle storie dei libri, anche perché le vediamo a modo nostro, quindi è molto comodo farci il film nostro di ogni libro. Esatto, proprio questo, il libro proprio ha questo spunto principale, perché lei, dice Daria Bignardi in una parte del libro, man mano che cambiamo noi nella vita e quindi che diciamo facciamo nuove esperienze, abbiamo nuove aspettative, abbiamo anche nuovi dolori, le citazioni che cerchiamo nel libro sono quella parte di noi e quindi poi man mano che passa il tempo cambiano i libri, cambiano le persone che incontriamo e cambiano anche le citazioni, cioè quello che noi cerchiamo in un libro, no? Quindi nell'adolescenza cerchiamo libri assoluti, invece poi magari abbiamo bisogno di un libro che ci possa rilassare, che si possa leggere anche con leggerezza e che ci lasci un sorriso. Ecco, senza spoilerare il libro, mi è piaciuta proprio un'intervista con lei quando si è messa a nudo nel raccontare le difficoltà dall'allontanarsi poi dal mondo immaginario dei libri e dall'abuso della lettura dei libri. Sì, sì, il mondo, ecco, spesso il libro diventa poi un rifugio, no? Cioè diventa qualcosa che poi nella realtà non riusciamo a trovare, quindi spesso se stiamo tanto bene nei libri, se stiamo tanto bene nella letteratura, nei sogni, nei mondi utopici, tendiamo poi a non ritrovare la stessa bellezza, la stessa piacevolezza, la stessa cura nella realtà. Anche se io poi penso che anche la vita reale ha molta poesia, molta letteratura. Ci stavamo facendo i complimenti, io e Marco Quintano, per il tuo modo di spiegarci e di invitarci a leggere. Lui stava battendo le mani dall'altra parte, io gli ho fatto un ok da questa parte per dire che sei stato davvero molto, ma molto bravo ed esaustivo, quasi convincente. Grazie. Per me. E quindi vorrei consigliare questo libro, vorrei, insomma, anche perché è un libro molto scorrevole, si legge quindi facilmente, ci fa immaginare, ci fa sognare e ci fa pensare anche che insomma la vita scorrono i nostri desideri, cambiano i nostri sogni, però in fondo diciamo noi non cambiamo mai, insomma cerchiamo sempre qualcosa di più bello. E ci distrae da quello che sta succedendo anche intorno a noi. Esatto, esatto. Allora, ricordiamolo il libro. Sì, allora, il libro è Libri che mi hanno rovinato la vita. Ce l'hai sotto mano? Sì, ce l'ho sotto mano. Faccelo vedere. Eccolo qua. Ce l'ho sotto mano in versione digitale, perché a me piace. Vediamo se si vede. Non si vede. Ti vedi tu, vabbè. Senti, io volevo chiudere, se vi è possibile, certo, con la citazione iniziale del libro, che è tratta da Virginia Woolf, che mi sembra molto in linea con il libro. Certo. Allora, se non vivessimo all'avventura, prendendo il toro per le corna e tremando sui precipizi, non saremmo mai depressi, senza dubbio, ma già saremmo appassiti, vecchi, rassegnati al destino. Quindi anche le sofferenze ci tengono vivi, insomma. Ecco, io sono davvero estasiato da come senti questo libro tuo, per averlo letto e in un certo senso immaginato e assaporato in tutte le sue pagine, in tutte le sue lettere e in tutte le sue punteggiature. Sì, sì, io sono un grande amante dei libri, quindi insomma vivo anche tante vite anche grazie ai libri, insomma. Allora, appuntamento alla prossima settimana con Tra le righe. Chi avremo la settimana prossima? Sappiamo già? Abbiamo Antonella Girolamo. Ok, allora ci sarà Antonella Girolamo la prossima settimana. Io ti ringrazio, un bacio alla mia Locorotondo. Io ti aspetto qui. Grazie Nando, grazie. Ciao e buona serata.